La Toscana si tinge di blu nei giorni dell'Europa. I monumenti più belli richiamano i valori di libertà e democrazia dell'Unione. Un messaggio tanto più significativo in questo tempo di guerra e di pandemia. A Firenze, il 6 maggio, è arrivato il vicepresidente della Commissione europea e alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Ha dialogato con tanti giovani, ha parlato di pace e delle aspirazioni della nuova Europa. Intanto si avvicinano il dibattito e il voto sulla seconda variazione di bilancio della Regione Toscana, che abbiamo già illustrato qualche giorno fa. Anticiperemo altri temi, valuteremo l'impatto futuro dei costi del Covid sul nostro sistema sanitario. È in scadenza il bando del Consiglio regionale intitolato Rigenerazione Toscana, un'opportunità significativa per realizzare tanti progetti sul territorio destinati alle giovani generazioni, dicono gli amministratori presenti al confronto di Firenze. A proposito di giovani, il Consiglio premia il talento di Samuele Cannas, plurilaureato a Pisa, all'Università e alla Scuola Sant'Anna. Le sue ricerche si indirizzano in particolare alla lotta contro i tumori più difficili da curare. Da Firenze a Pisa, da Livorno a Empoli e poi il Ponte del Diavolo, il Borgo di Monteriggioni, le isole dell'arcipelago, una galleria della Toscana più bella vestita del colore dell'Europa, il blu. Accade anche questo nella nostra regione. Con un po' di musica ci godiamo alcuni degli scatti più suggestivi che arrivano dai 100 comuni che hanno aderito all'iniziativa. L'Europa a misura di giovani, la prima grande iniziativa nei giorni della Festa dell'Europa, la organizza proprio il Consiglio regionale, che invita al Teatro della Compagnia di Firenze Josep Borrell, numero 2 della Commissione europea e alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Insieme a lui ci sono 300 giovani. Il futuro passa dai giovani, perché hanno più futuro i vecchi. Sì, veramente. Guarda, le giovani non pensano alla guerra, perché la guerra non è stata mai nel suo immaginario, no? E sembra che la pace è lo stato naturale delle cose, ma non è vero. L'Europa ha fatto la pace, è un grandissimo successo, ma non si valorizza, perché sembra naturale. Allora, qual d'altro, che cosa di più può fare l'Europa? E penso che l'Europa deve fare una cosa molto semplice e molto difficile, è sopravvivere nel mondo globale, perché siamo solamente il 5% della popolazione mondiale, perché hanno d'altri poteri molto più grandi che noi, dal punto di vista demografico, una crescita economica molto più forte, e se noi vogliamo sopravvivere nel mondo dobbiamo unirsi di più, perché siamo troppo piccoli. Questo penso che è il messaggio importante per la giovinezza. Tutto l'Ufficio di Presidenza e la Commissione per le politiche europee e le relazioni internazionali condividono l'impegno per la riuscita dell'evento. Vorrei un'Europa che non si volti dall'altra parte e vorrei che i giovani fossero protagonisti. Dopo tanto tempo in cui l'Europa è stata il luogo dell'austerità, oggi finalmente è il luogo in cui si può cercare di guardare con speranza e ottimismo al futuro uscendo da questa terribile pandemia. E a noi il compito di utilizzare bene le risorse del Next Generation EU, ai ragazzi quello di saper vivere
in un luogo in cui non ci sono più barriere, in un luogo in cui ognuno di loro può prendere dai fratelli degli altri stati europei. È una sfida non semplice, siamo qui oggi a parlarne. Il nostro palazzo della regione che si apre al mondo esterno in un momento quanto mai delicato, con idee decise. Ci vuole un'Europa più forte, più unita, questo è il messaggio che viene questa mattina anche dall'alto rappresentante, ecco, per le relazioni esterne dell'Europa, Joseph Borrell, e siamo tutti qui contenti di aver dato il nostro contributo per la perfetta riuscita di questo evento. I toscani sono sempre stati avanti nelle idee di civiltà, di libertà e di unione. Continuiamo a dare il nostro straordinario esempio. Coinvolgiamo adesso alcuni degli studenti che hanno partecipato. Sicuramente sì, anche in un momento in cui comunque l'Unione Europea ha un'importanza anche strategica fondamentale, è bello che è significativo che i ragazzi abbiano modo di interagire con delle cariche molto importanti e per ora vissute in modo poco rappresentativo spesso magari. Cos'è, come se lo immagina il suo futuro in Europa, chiaramente? Immagino un futuro sempre più interconnesso, era sicuramente anche il discorso delle liste transnazionali per le europee, il fatto che i sedicenni potranno votare, sono tutti piccoli passi e possono portare a un processo di integrazione sicuramente. Ma quali sono i temi più importanti, più rilevanti per voi giovani, per le nuove generazioni? Beh, di sicuro comunque essere connessi con gli altri paesi sempre di più, soprattutto in questo periodo dobbiamo essere uniti e forti, e credo che sia comunque un'opportunità sia per lo studio sia per il nostro futuro, ecco, è una grande opportunità. Più controversa è la questione dell'invio delle armi all'Ucraina. Questa risposta forse ci dà l'idea della complessità del tema. Il ruolo dell'Europa ovviamente deve essere principalmente di mediazione, appunto, cercare di mediare ovviamente sempre con le parole, eccetera. E invece sul fatto che appunto si dica che bisogna intervenire con le armi, eccetera, è una questione abbastanza difficile, perché ovviamente è vero che appunto le armi non sono un mezzo per fare la pace, però è una questione difficile, perché lasciare un paese che viene aggredito senza armi è un po', non so se è da egoisti o comunque è come lavarsi le mani, appunto. È una questione abbastanza complicata, Borrell. A commento dice questo. Allora dobbiamo aiutare l'Ucraina e dobbiamo fare pressione alla Russia, economica, certamente, perché non seriamo parte della guerra. Mi sembra elementare, non capisco perché la gente dice che non dobbiamo aiutare l'Ucraina. Se non l'aiutiamo, allora qua. Per il presidente della commissione regionale che si occupa di questioni europee e internazionali, questa occasione aveva un duplice obiettivo. Ridurre le distanze tra le istituzioni centrali e i nostri territori e poi dare protagonismo alle giovani generazioni. Credo che grazie alla straordinaria disponibilità dell'alto rappresentante Borrell di interloquire, dialogare, rispondere alle domande delle ragazze e dei ragazzi, credo che insomma si scriva una pagina, noi ci auguriamo bella, che non è un punto di arrivo ma è l'avvio di un percorso che noi insieme al Consiglio regionale, ringrazio il Presidente Mazzeo e insieme al Presidente della Giunta Gianni, che voglio citare come sempre attento a tutte le nostre proposte, noi come Commissione delle Politiche Europee, con un dibattito a più voci che è il nostro bene più prezioso, cercheremo di proseguire su questa linea. La Commissione ha lavorato tanto in questi due anni. Ci siamo dati un'identità, abbiamo fatto un grande percorso insieme, però questa festa dell'Europa deve secondo me rappresentare in questo momento un punto di partenza, non una celebrazione, ma cercare attraverso l'ospite che è oggi qui ad ascoltarci, ma soprattutto a rispondere alle domande dei nostri ragazzi, possa darci quello che sarà l'indirizzo e il futuro dell'Europa. Anche il presidente della giunta alla fine si dice molto soddisfatto dopo l'incontro. Abbiamo parlato a lungo e ci siamo resi conto della determinazione che viene la Commissione europea e quindi nei vertici dell'Europa a stare accanto al popolo ucraino, vivere la solidarietà, creare le condizioni perché tutti e 27 paesi dell'Unione europea possano sostenere la politica delle sanzioni e la politica di aiuto a un popolo che in questo momento è un po' lo scudo dell'Europa. A
Alla vigilia di una nuova seduta del Consiglio regionale naturalmente hanno lavorato tutte le commissioni, hanno esaminato anche un atto importante, la seconda variazione di bilancio con 65 milioni, dicono dalla Giunta, si mette in sicurezza il bilancio sanitario e si garantiscono sui territori crescita e occupazione. Il presidente della prima commissione del Consiglio regionale è espressione della maggioranza. Segna il passaggio conclusivo di un percorso che ha visto particolarmente attivo il Presidente della Regione ma anche l'Assessore alla Sanità negli ultimi mesi, che è quello del ripianamento della perdita che c'è stata in sanità a seguito dell'emergenza Covid, quindi un stanziamento importante, quello che viene fatto attingendo al fondo di riserva, che va a completare e a definire un percorso che dovrebbe rimettere in ordine i conti del fondo sanitario regionale. Una misura peraltro consistente, perché comunque 40 milioni di euro spalmati nel triennio 2022-2024 andranno a dare importanti risposte ai nostri territori, sia sul fronte sanitario con la rimodulazione del fondo complementare al Recovery Plan proprio destinato alla missione della sanità, sia con una serie di interventi importanti sul fronte culturale e anche su quello della viabilità. Uno tra tutti, lo stanziamento di quasi 6 milioni e mezzo di euro destinati al comune di Fivizzano e Lunigiana. La replica nella nostra trasmissione oggi è del portavoce dell'opposizione. La necessità di fare entrare i conti ha comportato sacrifici il cui prezzo chiaramente è stato pagato dai cittadini e dagli operatori sanitari. Bisogna recuperare 65 milioni e probabilmente andare a intervenire su quelli che sono gli accantonamenti non sarà sufficiente, quindi probabilmente serviranno altre manovre. Sicuramente è un bilancio che poi va a toccare tanti piccoli aspetti, tanti piccoli interventi che si fanno un po' a casaccio, non c'è una programmazione, si va soprattutto a intervenire su interventi di strade provinciali e qui dobbiamo anche porci poi qual è il ruolo oggi delle province, se poi i soldi devono arrivare dalla regione, però in questo caso gli interventi che vengono fatti non sono interventi omogenei, sono interventi dati a spizzichi da una parte e da un'altra, come se non si avesse una vera e propria programmazione sulla spesa e sugli interventi da fare. Tutti i dettagli sono stati presentati nella nostra trasmissione Regionando di 2 settimane fa, ancora disponibile on demand sul nostro sito e su quello del Consiglio regionale. Ma come diceva adesso il Presidente della Commissione, ci sono anche altri interventi oltre a quello della sanità, quello di Fivizzano, ma anche quelli sull'Argentario, a Stazzema, a Ulla, San Miniato, San Gimignano, Carrara, a Barberino di Mugello si recupera un edificio danneggiato dal terremoto del 2019, per la ex Beckert si prevede una nuova linea di trasporto pubblico, risorse anche per la banda ultralarga e quindi per una migliore connettività digitale. Certo, il capitolo principale resta quello della sanità e i costi della pandemia di sicuro incideranno anche nei prossimi bilanci. Peseranno tanto perché sicuramente il Covid ha appesantito quello che però già esisteva fin dal 2019. Questo buco sulla sanità non è solo figlio del Covid. In Regione Toscana abbiamo dei sacrifici che vengono fatti dal punto di vista del personale sanitario e a cui dobbiamo sempre ringraziare, però ci ha portato chiaramente anche a far emergere delle problematiche che esistevano già prima, carenza del personale, liste d'attesa che oggi sono un problema veramente sentito e importante, una risposta sanitaria fragile soprattutto nei territori più marginali. La situazione è sotto gli occhi di tutti, ci dovrà essere una forte attenzione da parte dell'amministrazione regionale sulla spesa sanitaria, però le modalità con le quali questi passaggi sono stati gestiti negli ultimi mesi fa ben sperare che per il futuro, pur nelle difficoltà di razionalizzazione delle risorse, si riescano a continuare gli importanti investimenti che si devono fare nel settore sanitario con tutto ciò che è funzionale alla prevenzione e al contenimento della pandemia. Dalla Commissione Aree Interne del Consiglio regionale parte una nuova proposta di legge che illustra in sintesi il Presidente della stessa Commissione. Vuole introdurre uno strumento in più
per i comuni di questi territori nel rapporto con la Regione. La possibilità di fare un vero e proprio patto, che non è altro che uno strumento per definire una serie di impegni reciproci per lo sviluppo di questi territori. È una possibilità in più che viene data alle unioni dei comuni per fare in modo appunto che al di là dei singoli interventi possa essere fatta una programmazione di medio-lungo periodo degli investimenti su questi territori. Una richiesta che ci viene fatta ovviamente non è solo quella di risorse su questi territori, ma è anche quella di avere degli strumenti per programmare negli anni e avere un orizzonte pluriennale. Questa proposta di legge vuole introdurre appunto uno strumento che dia la possibilità ai territori che lo vogliano di stipulare una sorta di contratto pluriennale di impegni reciproci e di interventi tra le unioni dei comuni e la Regione rispetto allo sviluppo in campo sociale, economico e su tutte quelle che sono i temi di interesse reciproco e di sviluppo di un'azione comune in un'ottica comprensoriale e non realtà per realtà. Un bel riconoscimento, il Gonfalone d'Argento è il più prestigioso e importante premio del Consiglio regionale per uno studente d'oro, Samuele Cannas, plurilaureato a Pisa all'Università e allievo della Scuola Sant'Anna, orientato in un ambito di ricerca interessante, innovativo e molto molto importante. Ho avuto la grandissima fortuna di entrare all'Università di Pisa, alla Scuola Sant'Anna di Pisa, che ringrazio sempre perché mi hanno fatto trovare un ambiente straordinario nel quale formarmi. E diciamo, il mio obiettivo di carriera è sempre stato l'approccio alle patologie tumorali dell'addome, quindi nello specifico pancreas, fegato e vie biliari. E dopo il mio primo anno di medicina mi resi conto che non avevo le competenze per poter rispondere bene, efficacemente, in profondità a quelle problematiche. Quindi quasi per gioco decisi di, molto bene, cosa non so fare? Non so programmare. Bene, non capisco la parte molecolare di queste patologie. Cosa faccio? Bene, provo a dare gli esami che danno gli ingegneri, i biotecnologi molecolari, per comprendere appieno queste conoscenze e usarle a mio favore per trattare quell'ambito che mi interessava. E quindi, come in un circolo virtuoso, dico io, un esame tira l'altro e sono arrivato alla fine dei 6 anni con tutti gli esami dati e pronto appunto a conseguire i titoli di laurea. Ma diciamo, non sono partito all'inizio con devo prendere 6 lauree, no, è stato un percorso in divenire. Cioè, mi sono chiesto cosa mi serve per poter comprendere queste problematiche e la risposta è stata bene, questo tipo di percorso multidisciplinare. Stavolta parla un altro dei due vicepresidenti del Consiglio regionale spiegando le ragioni del riconoscimento. Ha fatto una qualcosa di straordinario ed è bello che il Consiglio regionale riconosca a chi ha merito, talento, grandi qualità da esprimere, un riconoscimento che va oltre il riconoscimento in se stesso. Si sta investendo su una intelligenza straordinaria, su una persona che sta dimostrando a se stesso e al nostro paese delle qualità incredibili. È bene che possa fare anche esperienze fuori dall'Italia. Il sogno ovviamente che queste grandi intelligenze possano poi portare nel nostro paese un contributo, soprattutto per la ricerca, per la scienza e per tutto quello che insomma la Toscana ha bisogno. In un convegno a Firenze è stato fatto anche il punto sul percorso del bando Rigenerazione Toscana destinato ai comuni per le attività giovanili, adesso in scadenza. Il meccanismo è semplice: il Consiglio regionale finanzia i comuni, al massimo con 15.000 euro, per progetti di rigenerazione urbana, culturale, sociale e inclusiva, promossi per le giovani generazioni particolarmente colpite da 2 anni di pandemia. Dopo aver presentato l'iniziativa, che nasce dall'ufficio di presidenza del Consiglio regionale, ha avuto il voto di tutti i consiglieri di maggioranza e opposizioni, ascoltiamo i sindaci in rappresentanza di ANCI Giovani, l'associazione dei comuni a livello toscano e nazionale. La misura presa dal Consiglio regionale è una misura importante, uno stanziamento di oltre 1.700.000 euro che costituisce un'opportunità per i giovani e per i più fragili, che sono tra le figure più colpite dalla pandemia, e anche le recenti ricerche fatte dall'Istat o da altri tipi di istituti dimostrano come i giovani abbiano subito in maniera preponderante quello che è stata la pandemia, le chiusure che hanno costituito un vero e proprio blocco alla loro socialità, e quindi attraverso questo bando si promuovono azioni volte invece a valorizzare sia i giovani e le loro espressioni artistiche attraverso lo street art, ma anche attraverso l'organizzazione di eventi musicali, teatrali e altre azioni che vogliono invece promuovere l'inclusione e la socializzazione al termine di un periodo
periodo difficile. Noi siamo felici che la Regione Toscana, la Presidenza del Consiglio della Regione Toscana, abbia pensato a questa iniziativa, che è un'iniziativa rivolta al mondo dei giovani attraverso i comuni, e quindi siamo soddisfatti, credo che sia una bella opportunità per i comuni italiani. Ringrazio la Regione Toscana e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio. L'ultimo pensiero lo dedichiamo al lavoro, lo ha fatto anche il Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo nella nostra ultima puntata del Mio Consiglio in diretta sabato 6 maggio. Il lavoro è prima di tutto dignità, il lavoro è avere la capacità di saper costruire anticipando il progresso quello che sarà. Nei prossimi anni il lavoro sarà molto diverso dal lavoro di oggi, allora serve formazione, serve costruire le condizioni perché nel tempo ognuno di noi sappia essere al passo della frontiera, serve lavorare perché i nuovi lavori siano lavori più sicuri, in cui ognuno sappia di poter andare sul proprio luogo di lavoro, che sia una fabbrica, che sia la strada come per i rider, e lo faccia secondo regole di sicurezza. Oggi purtroppo abbiamo lavoro, penso ai rider, in cui più te corri più rischi e più lavoro hai, e tutto questo pagato a cottimo. Ecco, io penso che ci vuole sì nuovo lavoro, le nuove tecnologie, i big data, l'intelligenza artificiale, ma ci vuole anche più sicurezza sul lavoro, e questo è il compito della politica. Noi ci rivedremo venerdì prossimo, 20 maggio, sempre alle 21:15, dopo il TG della sera.